Ben ritrovati, oggi affrontiamo il tema della tutela dei consumatori nei contratti assicurativi. Sicuramente il mondo assicurativo è un mondo che è cambiato, sta cambiando. Ad esempio, penso alle vendite a distanza, penso alle assicurazioni online o telefoniche. Tuttavia, gli italiani, soprattutto i più giovani, chiedono sempre più polizze digitali, anche perché, come sappiamo, la pandemia globale ha influito molto e cambiato il consumatore dal lato culturale e tecnologico. Tuttavia, non si ha un'adeguata conoscenza in materia, probabilmente c'è anche poca fiducia nei confronti di chi effettua polizze assicurative. Allora, noi cercheremo di capirne di più con l'avvocato Domenico Florio, cercheremo di capire soprattutto quali sono gli strumenti che il consumatore ha a disposizione per tutelarsi in questo settore. Salve, avvocato Florio. Salve. Dunque, avvocato, perché assicurarsi e soprattutto che cos'è il contratto di assicurazione? Sì, prima di rispondere a questa domanda, credo sia necessario fare una piccola premessa. In questo nostro incontro io cercherò di fornire un quadro generale che riguarda il vastissimo mondo assicurativo. Purtroppo per il tempo, il poco tempo che abbiamo a disposizione, non ho la possibilità di affrontare in modo approfondito tutti i singoli aspetti di cui oggi comunque parleremo, ma ovviamente in maniera molto più superficiale. Come ho detto, il settore assicurativo è estremamente vasto e è un settore che è cambiato profondamente e sta continuando a cambiare. Tuttavia in Italia non è ancora sviluppato come altrove. Questo perché non abbiamo ancora raggiunto una cultura assicurativa e così si spiega anche il perché siamo il fanalino di coda per numero di assicurazioni stipulate. La causa principale credo che vada ricercata in due fattori. Il primo è che abbiamo una scarsa conoscenza del contratto assicurativo e dei vantaggi che lo stesso può effettivamente garantire al beneficiario. E il secondo fattore è caratterizzato, rappresentato dalla tendenziale diffidenza che il consumatore nutre nei confronti di chi vende polizze assicurative. Ma appunto partendo dalla domanda, cioè perché assicurarsi e che cos'è il contratto di assicurazione, noi dobbiamo sicuramente parlare di quello che è il nucleo del negozio assicurativo, vale a dire il concetto di rischio. È un concetto che ci chiarisce anche il motivo per cui è utile assicurarci. Sappiamo che sia gli individui che le imprese, soprattutto nell'attuale contesto storico in cui viviamo, vivono nel timore costante che possa verificarsi un evento negativo che vada a diminuire il nostro patrimonio o che vada a ridurre la capacità di produrre reddito. È chiaro che nell'attuale società moderna, che è caratterizzata da un'infinità di pericoli, non ci si può astenere dal porre in essere attività di per sé pericolose. Quindi si pensi, ad esempio, non possiamo rinunciare a metterci alla guida per paura di incorrere in un incidente, oppure non possiamo rinunciare ad acquistare una casa per paura che possa crollare a causa di un terremoto. È chiaro che occorre quindi trovare una soluzione che vada a contenere il rischio al quale noi siamo sottoposti costantemente. E gli strumenti di contenimento non possono ridursi a mere precauzioni, cioè a mere al comportarsi in maniera prudente, perché non tutti gli eventi negativi rientrano nella nostra sfera di controllo. Spesso molti e la maggior parte degli eventi che si verificano sfuggono al nostro dominio, per cui l'unico, anzi ulteriore rimedio che possiamo utilizzare è quello di neutralizzare la perdita economica che può derivare dal verificarsi di quell'evento negativo ed è proprio in questo contesto che entra in gioco il contratto di assicurazione, il cui fondamento consiste proprio nel trasferire il rischio del verificarsi dell'evento negativo in capo ad un altro soggetto, cioè l'impresa assicurativa, che quindi sarà chiamata a sopportare
la perdita economica accollandosene quindi la spesa. Quindi che cos'è il contratto assicurativo? È quel contratto con il quale un'impresa si impegna a fronte di un corrispettivo, quindi un corrispettivo per il servizio che fornisce, quindi il premio assicurativo, a risarcire, a mantenere indenne l'assicurato dei danni economici subiti a causa del verificarsi dell'evento negativo dedotto nel contratto, quindi il sinistro. Quali sono le tipologie più comuni di contratti assicurativi? Sì, volendo dettare una classificazione di carattere generale, possiamo distinguere due macro-categorie di contratti assicurativi, a seconda che il rischio sia connesso alla durata della vita oppure a determinati eventi che possono riguardare la persona, oggetti oppure terzi, oggetti, un patrimonio oppure terzi. Stiamo parlando delle due macro categorie, appunto ramo vita e ramo danni. Per quanto riguarda il ramo vita, le polizze più comuni sono la polizza caso morte e che sono quelle legate, che è quella legata all'ipotesi di premorienza dell'assicurato e che garantisce l'erogazione di una somma a favore dei figli o della moglie superstiti. Questa tipologia di polizza viene spesso utilizzata in collegamento con l'assicurazione di un mutuo per l'acquisto della casa, in modo che in caso di sinistro i parenti superstiti non debbano poi da soli sopportare il debito residuo verso la banca. L'altra tipologia è la polizza caso vita, che è invece quella che prevede l'erogazione di una somma o in un'unica soluzione, oppure come in soluzione periodica, nell'ipotesi in cui l'assicurato, dopo una certa soglia di età, sia ancora in vita. Ora, è chiaro che generalmente questo tipo di polizza viene utilizzata da quei soggetti che una volta raggiunta l'età pensionabile vogliono, desiderano disporre di una rendita ulteriore rispetto a quella che già percepirebbero dall'ente previdenziale. Per quanto riguarda la seconda macrocategoria, quindi il ramo danni, qui abbiamo anche qui abbiamo diverse tipologie di polizze. Per quanto riguarda quella sull'assicurazione su cose, abbiamo la polizza contro incendi, la polizza furto, quella contro atti vandalici, oppure quella per prevenire eventuali eventi naturali. Poi abbiamo l'assicurazione sulla persona, quindi l'assicurazione contro infortuni, polizza infortuni, oppure la polizza per le malattie, che prevede la possibilità di diritto al rimborso delle spese mediche, o in alcune polizze è persino prevista la possibilità di essere accolti in strutture convenzionate. E poi abbiamo l'assicurazione sui terzi, la cosiddetta o anche detta di responsabilità civile. Sono quelle polizze che coprono i danni arrecati a terzi, ad esempio nell'ambito della propria attività professionale. Si pensi proprio all'attività dell'avvocato, il quale è tenuto ad avere una propria polizza assicurativa in caso di condotte negligenti che possono aver arrecato danni ai propri clienti. Oppure la più nota è la RC Auto, quindi che vale a coprire i danni arrecati a terzi durante appunto la circolazione per strada. Prima nell'introduzione parlavamo dei contratti di vendita a distanza, questo è solo un esempio, ma io le chiedo a questo proposito quali sono i principali canali di vendita delle polizze assicurative? Come abbiamo visto, il mercato assicurativo presenta una vasta gamma di prodotti assicurativi che ciascuno dei quali va a soddisfare un preciso bisogno richiesto appunto dal consumatore. Per cui non possiamo che prendere atto del fatto che la polizza assicurativa, il contratto assicurativo è ormai un prodotto di massa, al pari di qualsiasi altro bene di consumo. E quando parliamo di bene di consumo, è chiaro che dobbiamo confrontarci con una realtà caratterizzata dalla diversificazione dei canali di vendita.
Difatti il settore assicurativo è caratterizzato dalla presenza di diversi attori che si dedicano all'offerta di contratti assicurativi. Il primo, la figura diciamo più classica è quella dell'agente assicurativo, vale a dire un intermediario monomandatario che quindi stipula e offre contratti in rappresentanza di un'unica compagnia assicurativa. Quindi l'agente assicurativo che si distingue dal broker, che invece agisce anche lui come intermediario, ma a differenza dell'agente, non ha un rapporto di dipendenza con un'unica e precisa compagnia, ma cerca di soddisfare le richieste dei contraenti, del consumatore, cercando, individuando nella vasta gamma dei prodotti presenti nel mercato, quella che è la soluzione migliore da offrire. Inoltre, la terza figura, quella che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, è quella rappresentata dagli sportelli bancari. Sportelli bancari che offrono polizze assicurative, spesso, anzi per lo più, legate a prodotti finanziari, come ad esempio quelli che collegati, quindi quelle polizze assicurative che risultano connesse a un mutuo o un finanziamento. E infine la vendita delle polizze assicurative avviene anche utilizzando il canale telefonico oppure tramite internet. Questa tipologia di vendita rientra nella più ampia categoria delle cosiddette vendite a distanza. E a proposito delle vendite a distanza, quali sono, le forme di tutela per il consumatore contraente? Ecco sì, per quanto riguarda il contratto a distanza, quello che abbiamo visto e viene in pratica concluso tramite internet o telefonicamente, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, dobbiamo dire che è una modalità di vendita che sta avanzando prepotentemente, anche perché si tratta di uno spicchio del mercato assicurativo molto competitivo, dove è quindi più facile trovare polizze molto più allettanti da un punto di vista economico. Per cui proprio per questo motivo bisogna essere ancora più attenti, perché anche in ragione della speciale forma di conclusione del contratto, questo tipo di vendita è particolarmente insidiosa per il consumatore e perciò richiede particolari accorgimenti che consentano soprattutto di garantire che quest'ultimo sia informato in modo completo e trasparente. Quindi, proprio a tal fine, perciò, le imprese che utilizzano questo canale di vendita sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet tutti i documenti di informativa precontrattuale e contrattuale. Documenti che, peraltro, il cliente ha il diritto di ricevere e ha il diritto di scegliere su quale supporto riceverli, quindi se cartaceo o in formato digitale. Dopo la sottoscrizione del contratto, che avverrà digitalmente, l'impresa, la compagnia assicuratrice, dovrà inoltre inviare il certificato di assicurazione. Infine, proprio per quanto riguarda i contratti a distanza, il codice del consumo riconosce, e purtroppo non tutti lo sanno, il cosiddetto diritto al ripensamento, cioè, vale a dire quella facoltà per il consumatore di recedere anticipatamente dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla data di conclusione, senza dover sopportare né penali né altre spese. Questa regola si spiega appunto con l'esigenza di garantire all'assicurato che non ha avuto un contatto diretto col venditore di vagliare con calma l'opportunità e la convenienza dell'operazione, consentendogli quindi, riconoscendogli un diritto al ripensamento. Ovviamente il diritto di recesso potrà essere esercitato o con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.
Lei ha fatto riferimento a quello che è il codice del consumo. Ci sono altri testi normativi che tutelano in maniera specifica, possiamo dire, il consumatore nel rapporto assicurativo? Certo, non possiamo non parlare del codice delle assicurazioni private, che ha rappresentato una svolta rispetto a quella che precedentemente era l'unica disciplina del contratto assicurativo contenuta nel codice civile. Rappresenta una svolta rispetto al modo di intendere il rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore. Dobbiamo tenere presente che il Codice Civile del 1942 incorpora il precedente diritto, codice commerciale ed è quindi un testo normativo che è orientato non a proteggere il consumatore, ma l'attività imprenditoriale. Del resto, all'epoca, il consumerismo e la figura del consumatore non erano nemmeno conosciuti. In questo senso, perciò, si spiegano tutte quelle norme che prevedono nullità del contratto, facoltà di recesso, a favore non dell'assicurato, ma dell'assicuratore. Evidente, perciò, che con la trasformazione del contratto assicurativo, come abbiamo visto, in un prodotto di massa, che prevede quindi con un'offerta ad ampio raggio rivolta ad una collettività, il codice civile mostra tutta la sua inadeguatezza. In particolar modo perché, in questo testo normativo, si ignora un dato essenziale, il gap informativo che caratterizza il rapporto tra l'assicuratore, un soggetto esperto, un tecnico, un soggetto competente nella propria materia, e l'assicurato, che invece non può conoscere tutti gli aspetti più tecnici e più complessi della materia assicurativa, trovandosi in questa maniera in una posizione di evidente debolezza informativa. Quindi, quello che caratterizza l'attuale rapporto tra assicurato e assicuratore è un disequilibrio. Perciò, proprio nel 2005, sotto la spinta comunitaria, è stato introdotto il codice delle assicurazioni private, col decreto legislativo 209 del 2005, che si pone quindi quale obiettivo primario proprio quello di riequilibrare il rapporto di forza tra assicurato e assicuratore, colmando quindi quel dislivello informativo al quale ho fatto cenno. Quali presidi prevede il codice delle assicurazioni private a tutela del consumatore? Sì, dobbiamo dire che il codice delle assicurazioni private agisce principalmente nella fase pre-contrattuale, cioè durante nella fase delle trattative. Trattative che, dobbiamo chiarirci, di fatto non sono presenti. Il cliente assicurato ha solo due alternative: accettare o non accettare le condizioni contrattuali proposte dall'assicuratore. Ci troviamo del resto di fronte a quella tipologia di contratti che viene definita contratti per adesione, dove le parti quindi non giocano ad armi pari, non c'è possibilità di contrattare. Perciò il codice interviene ponendo una serie di obblighi informativi in capo alla compagnia assicuratrice, con l'obiettivo quindi di garantire che il consumatore esprima un consenso che sia consapevole e informato. Quindi, sotto questo aspetto, bisogna prendere in considerazione quelle norme, del codice, come ad esempio l'articolo 166, che, prevedono degli obblighi di chiarezza e completezza del contratto di assicurazione e di ogni altro documento che, adesso viene allegato. Faccio riferimento in particolar modo alle condizioni generali di polizza e alla cosiddetta nota informativa. In particolar modo, per quanto riguarda la nota informativa, quest'ultima è stata oggetto di una recente riforma, anche in questo, che di matrice europea, quindi anche in questo caso sotto la spinta del diritto comunitario, che ha imposto la presenza di due documenti: il documento informativo precontrattuale,
che illustra in modo sintetico il costo del premio, la franchigia, cioè la parte del danno che resta a carico dell'assicurato, il massimale. È un secondo documento che si chiama documento informativo precontrattuale aggiuntivo, che invece informa il cliente degli obblighi e dei diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione, quindi come il diritto al recesso, oppure il diritto di rivalsa dell'assicuratore, o le modalità di presentazione del reclamo, quindi con l'indicazione dei recapiti anche, o comunque degli indirizzi verso il quale poter indirizzare le eventuali contestazioni. Quale ulteriore forma di tutela, prevista sempre dal codice delle assicurazioni private, abbiamo quella della evidenziazione grafica di tutte quelle clausole del contratto che dettano decadenza, nullità o limitazioni di garanzia. Ciò significa che l'impresa assicuratrice avrà l'obbligo di mettere in evidenza, quindi o con grassetto oppure mediante l'utilizzo di caratteri speciali, tutte quelle condizioni contrattuali che determinano un sacrificio a carico dell'assicurato. Quindi, in poche parole, ha la stessa funzione, quindi quella dell'evidenziazione grafica, ha la stessa funzione della doppia sottoscrizione prevista dal codice civile per quanto riguarda appunto le clausole vessatorie. Quindi, come si può vedere, attraverso tali regole, il codice, il legislatore, quindi del 2005, mira a ottenere, a conseguire, ad assicurare il consenso consapevole dell'assicurato, quindi in modo tale da riequilibrare quel gap informativo che abbiamo visto purtroppo connota il rapporto con l'assicuratore. E dunque, come dicevo nell'introduzione, cercheremo di capire, anche come già stiamo facendo, quali sono, soprattutto gli strumenti che il consumatore ha a sua disposizione per tutelarsi in questo settore. E allora si è fatto riferimento in modo particolare a dei rimedi che, impongono delle regole di condotta dell'assicuratore. Ma che cosa succede se queste regole ovviamente non vengono rispettate? Come può difendersi il consumatore? Allora, è chiaro che le regole alle quali ho fatto cenno hanno già fuoco forza meramente una funzione preventiva. Quindi non sempre in effetti riescono a prevenire i comportamenti scorretti o borderline delle imprese assicuratrici. Quindi non sempre queste regole scongiurano poi l'insorgere di future controversie. Del resto, appunto, le imprese assicuratrici sono mosse da ragioni di mercato. E quindi spesso devono forzare queste regole perché spinte dalla necessità di vendere quante più polizze possibili. Quindi diciamo che il consumatore, qualora dovesse imbattersi in comportamenti scorretti o contrari alla buona fede contrattuale da parte della compagnia assicuratrice, dovrà presentare un reclamo. Un reclamo che dovrà essere formulato rigorosamente per iscritto e rivolto all'ufficio preposto, quindi all'ufficio reclami della compagnia assicurativa in questione. Le modalità di presentazione del reclamo, come abbiamo già detto, sono precisate nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo che accompagna, come detto, appunto, il contratto di assicurazione. Quindi le indicazioni per redigere un correttamente reclamo noi le ricaviamo proprio da questo documento. Nella lettera di contestazione dovranno essere spiegati in modo estremamente chiaro e sintetico i motivi di doglianza e formulate le richieste finali. Non è una cattiva idea quella di farsi assistere per la redazione del reclamo, nella redazione del reclamo da un tecnico, da un esperto o anche da un'associazione dei consumatori, la quale potrà darvi dei consigli, potrà dare dei consigli utili per presentare un reclamo completo, chiaro, sintetico.
Bisogna però prendere in considerazione l'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice non risponda ai reclami oppure non accolga le richieste dell'assicurato, ritenendole appunto del tutto infondate. In questo caso, quindi, il consumatore potrà attivare, diciamo così, un secondo step che può svilupparsi su due livelli. In primo luogo ci si può rivolgere all'IVASS, quindi all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, l'ente preposto quindi al controllo delle attività della compagnia assicurativa. La seconda strada è quella di agire giudizialmente, sopportando ovviamente i costi sia per l'assistenza dell'avvocato che per le spese processuali. Ora, partendo appunto proprio dal ricorso all'IVASS, se dopo 45 giorni dalla presentazione del reclamo non vi è stata alcuna risposta, sarà possibile presentare un ricorso denunciando il comportamento illecito tenuto dall'impresa assicuratrice. L'IVAS, perciò, a seguito di una breve istruttoria che può avere una durata massima di 90 giorni, deve comunicare l'esito alle parti coinvolte. Esito che potrà essere o di archiviazione oppure di accertamento della responsabilità. Bisogna però chiarire un aspetto. Ad oggi l'IVASS non ha poteri decisori, cioè non può dirimere una controversia, ma ha solo poteri sanzionatori, per cui nel caso in cui abbia ravvisato elementi di responsabilità a carico dell'assicuratore, non disporrà l'eventuale risarcimento del danno in favore dell'assicurato, ma al più potrà comminare un provvedimento di natura pecuniaria, una multa o persino la radiazione della compagnia. Per cui ad oggi, per ottenere una tutela effettiva, occorre rivolgersi necessariamente all'autorità giudiziaria, previo esperimento della mediazione, che tuttavia, come ho già detto, comporta delle spese. E purtroppo, proprio a causa di ciò, spesso il consumatore desiste e rinuncia all'azione proprio per non sostenere appunto delle spese e anche per via dei tempi spesso estremamente lunghi di definizione delle controversie. Esistono, ecco, per chiudere, come dire, esistono degli strumenti alternativi di risoluzione delle eventuali controversie simili, ad esempio, a quelli previsti nel settore bancario e finanziario, come l'ABF o l'ACF? Ecco, sotto questo aspetto, da un po' di anni, anche nel settore assicurativo, si sta iniziando a parlare della creazione di una figura alternativa a quella giudiziaria. Una figura che sia sicuramente più economica e che risolva la lite entro termini brevi. Un primo passo l'abbiamo avuto già nel 2018, con l'introduzione, nel corpo del codice delle assicurazioni private dell'articolo 187 ter, che ha previsto l'obbligo per le imprese assicurative e per gli intermediari di aderire a dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, demandando poi al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure conciliative. In questa maniera, quindi nel 2018, sono stati creati i presupposti per l'introduzione effettivamente di un arbitro assicurativo. E di pochi 6 mesi fa, infatti, la notizia divulgata appunto dal presidente dell'IVAS in occasione della relazione annuale sull'attività svolta dall'istituto appunto nel 2019, per l'anno 2019, dell'imminente creazione del nuovo arbitro assicurativo, quale strumento alternativo di composizione delle liti tra clienti e imprese di assicurazione. Vediamo come appunto ha fatto bene a far cenno l'ABF, in quanto il meccanismo sembra essere proprio lo stesso di quello già rodato dell'arbitrato bancario e di quello finanziario. Il collegio giudicante quindi sarà composto da 5 membri in possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienze che quindi garantiscano anche una terzietà.
Le parti, quindi grazie a questo importante strumento di deflazione del contenzioso, avranno, si spera, quindi l'opportunità di partecipare davanti all'arbitro anche senza l'assistenza di un legale. Quindi con l'evidente vantaggio di abbattere significativamente i costi legati ad eventuali azioni e soprattutto di ridurre i tempi necessari per la definizione delle liti. Bene, avvocato Florio, siamo giunti a conclusione. Io la ringrazio davvero per questo suo intervento molto utile per il consumatore. Grazie anche a tutti voi.